the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Intervento, un'azione di carattere, se posso esprimermi così, politico, rivolta a privilegiare, a dare forza, a dare in qualche misura spessore all'attività degli artisti napoletani. E piuttosto direi una protesta costruttiva, cioè la denuncia di una assenza delle istituzioni, ma anche la denuncia di una assenza del significato della cultura all'interno della nostra società. Il bisogno cioè di rappresentare come da una crisi non si esca semplicemente con una iniezione di quattrini nel sistema o con delle ingegnerie di ordine finanziario, ma si esca innanzitutto recuperando la capacità del pensiero. Si potesse effettivamente tutto risolvere all'interno del pensiero debole, dimenticando che il pensiero, se è pensiero, non è mai debole, è sempre forte per definizione, e che all'interno di questo crogiolamento, in questa lettura postmoderna giubilante da insostenibile leggerezza dell'essere, tutto l'insieme, il gruppo di amici che lo sostiene, lo affianca, lo sorregge, lo incoraggia in questa azione molto difficile. Il principio che si voleva di una giubilazione nel senso dell'abbassamento della soglia contenutistica dell'arte, come ci avevano fatto immaginare che dovesse essere durante tutti gli anni del postmoderno, della transavanguardia, dei nuovi, insomma comunque di una rinuncia al pensiero, e beh, tutto questo gli artisti hanno voluto dimostrare che non è. Questa cancellazione delle opere, questa cancellazione della facies delle opere, non è una loro distruzione. Il dato di fondo qual è? Che si può cancellare con due principi che ci ispirano. Uno è la cancellazione distruttiva, l'altra è la cancellazione protettiva. La cancellazione distruttiva, vedete, è stata quella che in tutti i periodi bui della storia, ogni forma di iconoclastia è una forma di distruzione, non semplicemente dell'oggetto o dell'oggetto simbolico che si trova in un certo posto, ma è il tentativo di distruggere la memoria storica che all'interno di quei manufatti si addensa e si costituisce. E poi c'è un'altra forma di cancellazione, se volete, delle immagini. E qual è quest'altra forma? E quest'altra forma è quella che o la natura in alcuni casi, o gli uomini addirittura in altro, producono, finendo col conservare, io ho provato a dire in formula, il futuro del nostro passato. Pensate per esempio, in modo semplice, agli affreschi di Pompei che si sono conservati grazie alla copertura protettiva, tra virgolette, che le cene del Vesuvio hanno disteso su questi manufatti. Ma pensate anche a tutto quello che la natura stessa protettivo per proteggere innanzitutto queste opere da coloro che non sono degne di poterle vedere. Dobbiamo sottrarre alla missione perché non le siete degne. Chi non ne sono? Non è degno il potere inteso in tutte le sue manifestazioni.
anni poi per il marketing. La relazione sarà così bella che ho avuto. E poi ho avuto un nome che dove gli artisti hanno fatto un gesto che farà la mia testa, pure facendo con la componente, eccetera. Probabilmente ha inteso fare qualche operazione, quando ha provato la sua, la particolare canzone, quando sua, ha sfogato qualche volente, questo forse deve rimanere. Io vorrei cercare di spiegarlo, siccome ho capito io, così come quello abbiamo discusso assieme, non è stata una polemica tra le 10.000 polemiche che si hanno andato ogni giorno contro il fatto che gli assessorati della cultura e i ministeri non danno i soldi, gli artisti non mettono a disposizione spazi, eccetera. La cosiddetta industria culturale. E là, il fenomeno, diciamo, del mecenatismo è un fenomeno più scientifico, fatto con molta più scienza e coscienza di quanto non si pensa. Ed è chiaro che un artista autentico, in realtà da tanti nostri napoletani, spendono a andare in giro dell'industria culturale. Bisogna fare con più grande, bisogna in qualche modo vendersi, perché sennò poi l'amicizia per lui. Di tanto in tanto c'è anche quello bravissimo che è dell'industria culturale come la filosofia, diciamo, di successo. Non è necessario, non è nemmeno vero che più che è successo è negativo. Quindi è una cosa estremamente difficile riuscire a cogliere questa vicenda. Noi questo abbiamo cercato man mano di mettere in campo, cioè questa problematica. Io credo che oggi come oggi la grande questione dell'arte, ma anche della filosofia, perché l'arte è una questione di teoria, no? Delle grandi case di editrici, per esempio, minacciano. Queste cose che viene almeno porti il suo contatto. Se prendi l'ultimo bambino più domani, è una camorra, ed è così, ma non così ora, ma 40 anni, sempre così. Allora, in questo mondo è più buono, molto attenzione, non devi calpestare il cappello, non devi farlo, se hai recensito male un libro che uno pubblicava con un Mondadori non fa mettere più nelle vetrine di prodotto, questa è la realtà. Chi non sta nella vetrina non deve vendere, ma compra soltanto lo specialista che va apposta a cercare l'ultimo bancone. Non dicevate che i libri interessanti, i libri stanno sempre dietro i libri dei quattro bancone. No, quando c'era...